Beh, quello che abbiamo ascoltato, diciamo, è una cosa che non avremmo voluto sentire, visto che siamo comunque tifosi, ma anche in primis appassionati, quindi sentire certe cose non è mai bello, specialmente quando toccano la tua città e quando toccano comunque il tuo senso di appartenenza. Diciamo che quello che è successo, che sta girando appunto in questi giorni, è una cosa che ci ha lasciati un po' perplessi, perché comunque dopo anche questa cosa del Covid che avrebbe dovuto unirci, tra virgolette, in tutta la nazione, pare che non abbia sortito alcun effetto, specialmente per quanto riguarda le discriminazioni razziali. Ragazzi, ovviamente parliamo del video di Gasperini che è circolato sul web, sui social, ovvero dell'insulto di Gasperini, va, e anche del suo staff, soprattutto a un povero e indifeso tifoso partenopeo. Per me, ragazzi, è inammissibile che un CT, un professionista comunque come Gasperini, che ha girato tante squadre in Serie A, ha visto vari ambienti, Genova, Milano, Bergamo, possa comportarsi in questo modo verso persone meridionali. Infatti, non so se avete visto il video di cui parliamo. Nel video di cui parla, suddetto, praticamente si vede un tifoso del Napoli che dice Forza Napoli, una cosa del genere, comunque in maniera innocente. Poi, per carità, alzo le mani, potrebbe esserci un qualcosa di pregresso, magari l'aveva esasperato, cioè era stato lì per molto tempo oppure l'aveva inseguito, questo non lo so. Infatti, questo metto le mani avanti, no? Però, se è solo quello che si vede dal video, certo non è bello, perché Gasperini dice pedala, pedala e aggiunge una parola di cui non lo diciamo per Siamo i family poli friendly, quindi. family friendly, political correct. E poi un membro del suo staff dice Terroni di brutta parola, allontanandolo, diciamo. Quindi comunque un'offesa gratuita che non si capisce perché ha fatto. Quindi sinceramente siamo rimasti un po' così, un po' perplessi, perché comunque soprattutto io, che sono comunque molto affezionato anche all'Atalanta, mi piace tantissimo come squadra. So per carità che i tifosi non amano quelli del Napoli, però sono un po' innamorato del gioco di Gasperini, del gioco dell'Atalanta bergamasca, e quindi sono rimasto un po' deluso sinceramente, da questo professionista. Beh ragazzi, che dire, non c'è tanto da aggiungere, volevamo soltanto esprimere la nostra opinione su comunque un episodio che, ripeto, ci ha colpiti, cioè ci ha toccati un po' a tutti, quindi ci siamo sentiti chiamati in causa tutti quanti e niente, questo è il nostro pensiero, credo che comunque nel 2020, dopo tutte le cose che sono successe, credo sia gravissimo ancora uscirsene con queste dichiarazioni, insomma. Pieno dissenso.